Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come ben vedete finalmente è arrivata un bel po' di roba. Non è tutto, però già una buona parte è arrivata. Come vi ho promesso, siamo pronti per la parte 2 della costruzione della bicicletta. Insomma, come ben vedete, sono arrivate anche delle gomme, come sempre, gomme PMT alta qualità. Vorrei ringraziare tantissimo PMT di aver contribuito in questo progetto. E qua invece è arrivata la sella che vi dicevo nel video precedente, che ho ordinato su AliExpress. È una sella economica che costa intorno ai 40 euro più o meno, arrivata in 2 settimane, quindi non ci ha messo neanche tantissimo. Insomma ragazzi, e qua invece arriva il pezzo forte, ovvero il motore, che poi vi faccio vedere. Il motore che volevo prendere io non arrivava in tempo, c'erano altri motori ma costavano tantissimo e non erano di alto livello. Insomma, e ora vi spiego da dove mi arriva questo motore e vi svelo anche chi è lo youtuber che stiamo per sfidare. Comunque ragazzi, questo è il motore da 2000 watt, 72 volts, quindi è una bella bestia e praticamente è anche bello pesante. Insomma ragazzi, lo youtuber vi dicevo è questo qua. Riesci a vederlo? È il grande Brusa ragazzi, che lo ammiro tantissimo per quello che fa, soprattutto perché fa dei contenuti interessantissimi. Andate a seguirlo perché fa davvero delle belle cose. Allora, mi sono fatto mandare questo motore perché in realtà questo motore non so da dove l'ha preso. Nel montare il copertone PMT, perché anche lui ha montato le PMT, le si è spezzato il motore. Io poi lo volevo contattare per risaldarglielo, no? E invece l'aveva già saldato, l'aveva già sistemato, però non si sentiva sicuro. Quindi io, nel problema che avevo di trovare il motore, mi sono fatto mandare questo qua per testarlo e vedere se l'hanno saldato veramente bene. Altrimenti poi lo andrò a saldare io, se nel caso si spaccasse. Insomma, poi per ultima cosa, ragazzi, nel frattempo di aspettare che mi arrivi il materiale, io sono andato a costruire delle piastre per fessare la sella, il sontilaio della bici. Ho preparato 4 piastrine in acciaio inox da andare a saldare dopo, poi lo andremo a fare insieme. E poi ho preparato una pinza a freno a disco e la sua staffa per andare a saldarla poi sul telaio. E poi per ultima cosa, la gomma anteriore, che poi andrò a cambiare il copertone e mettiamo quello PMT. Per il momento tengo questa ruota qui perché ancora non mi è arrivata la ruota anteriore. Qui ho già le leve freno che avevo recuperato dal mio vecchio Mantis. Insomma, ragazzi, non perdiamoci tanto in chiacchiere, direi di passare a fare sul serio, ma dopo la sigla! Insomma ragazzi, che dire, come prima cosa direi di andare a montare le gomme PMT sia sull'anteriore che sul posteriore. Insomma ragazzi, come ben vedete abbiamo finito di montare le gomme, ora direi di andare a installarle sul telaio. Ok ragazzi, allora, una volta fatto ciò direi di andare a mettere la pinza a freno a disco. Andiamo a posizionare la pinza sul disco e poi andiamo a piazzare il supporto e li fissiamo con dei bulloni. Insomma ragazzi, come avete visto abbiamo finito di sistemare la pinza freno a disco posteriore, come avete ben visto abbiamo montato anche la maniglia sul manubrio. Riguardo ai freni direi mi fermerei qui, poi andremo a riprendere il lavoro quando collegherò anche la centralina, così potremo collegare sia il cavo in acciaio che il sensore sulla centralina.
lo faremo dopo, tanto sempre un lavoro da fare, quindi siamo ancora in tempo. Sicuramente sarà per la parte 3 di questa bicicletta e sarà anche l'ultima parte di questo progetto. Quindi il prossimo video la vedrete su strada, accesa, funzionante e tutto quanto. Che dire ragazzi, a questo punto non ci rimane che montare la sella. Comunque, come vi dicevo prima, ho preparato delle piastrine da puntare sul telaio con dei buchi per andare a fissarli alle vite che si trovano sotto la sella. Insomma ragazzi, una volta abbiamo saldato il tutto, direi di andare a fissare la sella. Insomma, direi che è venuto un bel lavoro. Vedete la curvatura proprio ben precisa. Direi che siamo stati bravi e abbiamo fatto un bel lavoro. Insomma ragazzi, che dirvi, questa giornata è stata davvero una giornata molto molto impegnativa, ma come ben sapete, siccome a me queste invenzioni, questi progetti mi appassionano tantissimo, sono passati come se fossero 10 minuti. Cioè, a fare una cosa che ci piace veramente non ci rendiamo conto di quanto tempo passa. Non so se avete notato, il telaio l'avevo già saldato tutto, cioè non ve l'ho fatto vedere nel video perché altrimenti viene un video lunghissimo e noioso. Comunque, ho fatto tutte le saldature, manca di lucidarlo eccetera, direi che siamo pronti, manca solo, spero che mi arrivi prima possibile il cerchio anteriore, almeno così montiamo anche quello e la pinza freno anteriore. La terza parte ragazzi, andrò a montare la batteria centralina, di collegare il motore e i freni, così almeno possiamo già accenderle a fare qualche prova su strada. Insomma ragazzi, non perdiamoci tanto in chiacchiere, come al solito io vi invito di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere aggiornati sempre su nuovi video pubblicati, ovvero anche per rimanere aggiornati sulla terza parte che pubblicherò tra 2-3 settimane massimo, dove andremo a testare questo piccolissimo bolide. Questo è tutto dall'Acqua Creative e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi.